Oggi i politici non hanno più potere. Penso che in una società democratica quale l'Italia, sia il popolo non avere più potere, nonostante sia una democrazia. Purtroppo non sono d'accordo perché penso invece che i politici hanno purtroppo ancora tanto potere anche solo per l'influenza che hanno sulle persone. Non, si è molto meno arrabbiati con il settore con cui si dovrebbe essere arrabbiati, un po' meno, ci siamo un po' abbandonati rispetto agli anni 60 o quello che c'era prima. Non sono d'accordo, anzi, sono loro che hanno più potere, sono loro che alla fine ci comandano come se fossimo veramente è brutto da dire, ma un gregge di pecore, perché alla fine pensano di avere a che fare con degli stupidi. Anzi, Non sono sono d'accordo. troppi ad avercene poco, dovrebbero essercene di meno con più potere. Secondo Secondo me, no, dipende, i politici non hanno più potere, me. No, eh. secondo me Ne hanno non ne di sono più. d'accordo. Cioè, ce ne hanno di potere. Ne hanno di potere, ma secondo me lo applicano male. Sono d'accordo. Non sono d'accordo. No, non sono d'accordo, anzi, hanno troppo potere. No, no, ne hanno di potere. Anzi, si mettono a posto, si fanno gli stipendioni e Sì. quindi. Anzi, noi Tutti stiamo re. pensando di candidarci prossimamente, Eh sì, quindi. ci Così sistemiamo, almeno diamo ci lavoro a tutti. sistemiamo. Non sono d'accordo con la seguente affermazione. Assolutamente non d'accordo. No, infatti Sono pure gli unici ad avere potere, secondo me. io. Sì. Ma no, ma non hanno grande potere. Assolutamente non sono d'accordo, hanno loro il potere decisionale di fare le leggi, fare qualsiasi cosa, decidere, insomma, dai comuni di 2000 anime all'Italia. Non sono d'accordo. Magari. No, non sono d'accordo, anzi. No, non sono d'accordo. Hanno potere. Non sono d'accordo. Hanno potere? Sì. Oggi i politici non hanno più potere. No, è vero, dai, non sono d'accordo. Beh, penso proprio di sì, invece, che ce l'abbiano, eppure troppo. Non sono d'accordo. Forse hanno troppo potere. Ma diciamo che un po' troppo potere lo hanno. Banche e soldi governano il mondo, sei d'accordo con la sua affermazione? Sì, molto. Sì, sono completamente d'accordo. Purtroppo sì, sono totalmente d'accordo. Tutti i poteri grandi, troppo grandi, dove ci sono cifre che neanche si immagina, penso governino il mondo. Banche e soldi governano il mondo. Sì. Non sono d'accordo. Non sono d'accordo. Sì, sono d'accordo e non solo questa. Sì, purtroppo sono d'accordo. Assolutamente I soldi sì. soprattutto. Sì, no, ma le banche sono i nostri Peggiori nemici. padroni. Sì, assolutamente sì. Sì, purtroppo sì. Non governano il mondo, ma sono troppo al centro dell'attenzione, secondo me. Non ci vorrei credere, nel senso vorrei che fosse diverso, però penso che le banche e i soldi oggi si governano abbastanza il I mondo. soldi governano il mondo. Sei d'accordo? Sì. Assolutamente. Sì. Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. Sì, sono d'accordo. I politici sono tutti corrotti? Sì, alcuni lo sono, non tutti, perché sennò non andrei a votare. Sì, ed è appunto il motivo per il quale io non seguo la politica, perché non mi sento assolutamente rappresentata e libera di scegliere in ambito politico. Sono tutti corrotti. È difficile dire che non siano corrotti proprio perché purtroppo c'è poca sincerità e pensano solo ai loro interessi. Esatto, cioè, sì, sono tutti corrotti, è troppo generalizzante, Sì. però una buona media, diciamo. Quelli in cima, sì, perché per arrivare in cima bisogna essere corrotti. Sì, alcuni lo sono. Io farei la domanda inversa, chi è che non è d'accordo? Cioè, se... Sì, sono tutti corrotti, assolutamente sì. Io sì. Da quello che vediamo, sì, anche di più. Non ho trovato mai nessuno che abbia smentito. No, solo pochi di loro sono corrotti. Sì. Sì, vabbè, sì, credo il 98%. No, non tutti. No, vabbè, no, non tutti. Alcuni lo sono. La maggior parte lo sono. Alcuni lo sono perché è noto alle cronache, però non tutti, anzi, ci sono dei politici che sono delle persone molto corrette. Sì, alcuni lo sono. Guarda, Sì, alcuni diciamo lo che sono. sì,
Non conosco quelli non conosco. Politico non conosco, però. Quando me ne presenteranno uno. No, vabbè, no, ci stanno alcuni non corrotti. Alcuni dai, ci sono. I politici non è che sono corrotti, chiaramente stanno bene dove stanno, con la loro poltrona, con il loro stipendio, ma credo che in mezzo alla politica ci sia qualche mosca bianca, altrimenti è finita. Alcuni sì, alcuni no. Ma proprio tutti no. Ma è convinto, sì, alcuni lo sono. Alcuni sicuramente hanno ancora degli ideali, li nascondono bene, ma ci sono. Hai mai fatto parte di un'organizzazione politica? No, ma non sono interessato. Io sì, ma non lo rifarei. Io no e non sono interessata. No, e non ne sono interessata. Al liceo, al liceo ho fatto delle cose brutte, però no, non... Sì, ne sono contento, sicuramente è stato formativo, ero molto più arrabbiata come tutti gli adolescenti, quindi ero molto più estremista, no? È sempre stato così, quindi... No, però mi piacerebbe cambiare il mondo, devo essere sincera. No, no. E non... No, non saprei dire se non sono interessato o se mi piacerebbe, però ti direi no. No, no, francamente non ne sono interessato io. No, non sono interessato. No, però molte persone che mi conoscono dicono che... Posso trovare la mia strada? No, non sono interessato. No, non mi piacerebbe perché è un mondo che non mi attira. No, non sono molto interessato. Sì, ma ci sta cosa. No, ma mi piacerebbe. No, e sì, non sono interessato. Ma non lo rifarei. No, ma mi piacerebbe. Purtroppo no, e tornando in titolo, ne farei parte immediatamente perché sicuramente avrei dei benefici e dei vantaggi che... Oggi purtroppo non ho. No, ma mi piacerebbe, da appassionato di politica mi piacerebbe far parte. No. No, no, ma non mi dispiace, cioè, no, mi dispiacerebbe. No, non mi interessa. No. Se non sono, non sono interessato. Sì, sono sì. Interessato. Hai fiducia nei politici? No, abbiamo già... Cioè, ci abbiamo speranza più che fiducia. Per niente. Poca. Vado a votare, ripeto, quindi un minimo di fiducia voglio darla, però non poca. Per niente. In questi, per niente. In questi, come gli altri passati. Spero che ci sia qualcosa che possa cambiare. Per niente. Per niente. Zero. Sì. O... No, zero, zero, zero. No, per niente. Per niente. Grado di fiducia, zero per niente. A meno che non entro io a far parte di politica, però... No, per niente. Per niente. Per niente. No, sì. Per niente. Non è che fanno grandi cose. Siamo apolitiche, io e te. Sì. Uno, grado di fiducia 1. Da 0 a 3, 1. 0.5. Ci sta chi fa qualcosa, però. Sì, ah, ma... Ci siamo, sta, siamo ci sempre sta là, lo fanno sempre per un interesse. E da 0 a 3 metterei 0. Zero spaccato, dov'è? Meno 1, meno 2. Zero. Per niente. 0,5, dai. No, io non faccio di tutta l'erba un fascio, quindi... No, per me bisogna sempre un po' distinguere chi c'hai davanti, insomma. 2, sì. Poca. Diciamo tra 0 e 3 sicuramente 1,5, perché vedo che le cose non cambiano mai. Cambiano le persone, i personaggi, ci sono giovani, però non cambia granché. 1. Un 1? Sì. 1 allora, dai. No, per niente.